Sono al lavoro 24 ore su 24 i volontari umbri che dopo il terremoto continuano ad assistere le 823 persone che non sono potute rientrare nelle case perché lesionate dal sisma o che non riescono a tornare a casa, anche se agibile, per paura. In tutta la regione sono 17 i COC, centri operativi comunali attivati, secondo il piano di protezione civile nelle zone dove si sono riscontrati problemi a causa del terremoto, oltre al COM, centro operativo misto di Norcia, costituito appositamente per essere più vicino possibile alla zona che ha subito maggiori danni. A Spoleto il centro operativo comunale è stato attivato nella sede della zona industriale di Santo Chiodo alla periferia della città, dove operano, con la sede una accanto all'altra, i volontari della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il gruppo CISOM, la Croce Verde e la Croce Rossa. Oltre al nostro gruppo comunale ci sono tutte le associazioni di volontariato che è possibile leggere già qui nel nostro cartello, ai quali va veramente il senso della più profonda e sincera gratitudine della comunità, perché veramente ho visto dei ragazzi splendidi, disponibili, 20, oltre che 24 su 24, ma pronti a portare i loro aiuti. Sono state montate tende, portati diverse tipologie di merceologia su alle zone terremotate, e lo fanno con grande spirito di abnegazione, non guardando né orario, né fatica, né caldo, né disagi, perché ci rendiamo perfettamente conto che ci sono veramente popolazioni sfortunate in questo momento che bisogna assistere, e continueremo a farlo con tutte le nostre forze. Tra le funzioni che sono attive per l'emergenza, l'assistenza alle persone, il censimento danni e la sala radiocomunicazioni. Qui alla sala operativa abbiamo tutta una gestione di radio per le squadre che sono sul territorio, con un sistema di geolocalizzazione tramite satellite, che oltre a permettere le comunicazioni radio con le squadre, abbiamo la possibilità di localizzarle su una cartina per poter vedere dove le squadre stanno operando ed attivarle e farle spostare, in modo che facciamo spostare ottimizzando gli spostamenti a secondo dove sono in quel momento. Perciò mandiamo sul posto le squadre che magari in quel momento sono più vicine alla zona dove, che bisogna servire.